Buongiorno, in questa lezione vedremo come realizzare dal punto di vista pratico una piccola single page application, cioè il tipo di pagina che andiamo a realizzare nel momento in cui appunto vogliamo far funzionare praticamente una parte della logica sul client e del tipo di applicazione che andiamo a studiare in questo corso. Quindi sarà una lezione molto pratica nella quale andiamo sostanzialmente ad affrontare tutti i vari argomenti che abbiamo visto finora, quindi mettere insieme il server web con un database server. E fornire un'interfaccia REST per avere la possibilità di andare a gestire i nostri dati con la logica del REST che abbiamo visto finora. E poi nella seconda parte ci concentreremo su tutto il lato client, quindi sulla gestione dell'applicazione lato client tramite JavaScript. Prima di iniziare, una breve diciamo, panoramica di quello che vogliamo andare a realizzare, quindi dobbiamo avere in mente chiaramente nel momento in cui vogliamo realizzare un'applicazione più o meno come questa dovrebbe funzionare. Questa è una semplice applicazione che gestisce i voti di uno studente per quanto riguarda una serie di corsi universitari. Quindi in linea con gli esempi che abbiamo già visto quando abbiamo provato a scrivere codice per appunto gestire una pagina di questo tipo. In questo caso gestiamo un unico studente, quindi non vogliamo avere la complicazione ulteriore di avere da gestire più studenti perché vogliamo chiaramente mantenere la complessità dell'esempio limitata per poterla mostrare in maniera un po' più efficace. Quindi questa diciamo che potrebbe essere la schermata base nella quale abbiamo la lista degli esami sostenuti con la loro valutazione e la loro data. E possiamo eventualmente andare con il bottone più ad aggiungere un nuovo esame con la sua valutazione e la sua data. Quindi nel momento in cui l'utente inserisce il nome del corso, che è già predeterminato in una lista visibile lato client, più la valutazione più la data, possiamo premere salva e andare sul server a scrivere questa informazione e mantenerla quindi nel database. Verrà fatta della validazione lato client, in parte in HTML5, per esempio rendendo questi campi obbligatori. Come vedete qui, se non scriviamo nulla, compariranno in rosso, altrimenti nel momento in cui avremo scritto qualcosa saranno diciamo, disponibili per l'invio al server. E premendo il bottone Save, sostanzialmente si andrà a memorizzare l'informazione sul server che quindi comparirà. Ovviamente diciamo che l'applicazione è un prototipo, quindi non tutte le cose, non tutta la logica completa dell'applicazione, come magari ce l'aspetteremmo, sarà stata implementata. Per esempio, magari non c'è un controllo per evitare di avere un corso inserito due volte, ma cosa che una volta che abbiamo strutturato tutta l'applicazione sarà facilmente realizzabile. Per esempio, magari qualche dettaglio estetico o di come andiamo a memorizzare informazioni nel database sarà ancora da aggiustare. Quindi, per esempio, memorizziamo solo la data e non l'ora e cose di questo tipo. Avremo un database a supporto sul lato server, che vediamo anche in questa lezione, in cui andiamo a memorizzare le informazioni in maniera molto semplice. Diciamo che in questa applicazione, dove ci interessa mantenere sostanzialmente informazioni relative ai corsi e informazioni relative agli esami, abbiamo due tabelle che ci consentono di inserire un'informazione relativa ai corsi, che è il suo codice, nome e diciamo, numero di crediti, CFU, piuttosto che la tabella esame, che ha l'informazione che sostanzialmente ci interessa dal punto di vista della visualizzazione che abbiamo visto prima, quindi il codice dell'esame, il voto e la data, più un eventuale ID che viene gestito però in questo caso dal database. Come detto nelle lezioni precedenti, andremo a utilizzare SQLite, che è un database
che scrive su file, su un singolo file e che è una libreria da aggiungere ai nostri programmi, sostanzialmente perché è facile da utilizzare e il focus della nostra applicazione chiaramente non è, del nostro corso non è andare a imparare a gestire un database server e quindi cerchiamo di minimizzare questi aspetti, mantenerli al minimo possibile, pur avendo qualcosa però di abbastanza realistico, cioè possiamo interrogare il web server tramite query SQL e così via. Per gestire questo formato esiste questo SQLite Browser, che è un'interfaccia grafica che ci consente di operare sul database, quindi in sostanza su questo file, in maniera molto più facile che non da codice o da altre interfacce più scomode. Andiamo pure a vedere come funziona questo SQLite Browser. Io ho installato SQLite Browser sul sistema, quindi semplicemente con le istruzioni che trovate sul sito. Ho aperto il programma e che troviamo qui, ecco. E quindi ho aperto il file che avete a disposizione sul GitHub nel codice relativo a questo esempio e come vedete possiamo andare a esplorare il contenuto. Purtroppo non si può ingrandire il font, comunque diciamo sostanzialmente avete accesso al contenuto, alle tabelle, quindi le due tabelle che abbiamo descritto prima con eventuali tabelle interne che però a noi non interessano. Quindi se entriamo nella tabella dovremmo poter vedere col browse data per esempio, questa è una delle due tabelle. Appunto che è relativa ai corsi e sono 7 corsi, l'altra tabella è quella degli esami, in questo caso sono solo 2 come esempio e così via. Quindi potete sostanzialmente andare a fare tutto quello che volete, incluso a lanciare delle query quindi select asterisco from exam. E potete lanciare la query e vedere il risultato, quindi provare le vostre query, usare il solito linguaggio SQL e così via. Quindi nulla di particolare di questo fronte, è un'interfaccia grafica che tra l'altro funziona per varie piattaforme e che quindi è utile e potete usarla sostanzialmente su qualsiasi sistema. Prima di lanciarci a lavorare direttamente sull'esempio, quindi aprendo Visual Studio Code e provando a ragionare, a scrivere codice, vediamo come vorremmo organizzare questo nostro primo esempio. Questa è un'organizzazione semplice che va bene sostanzialmente per un'applicazione diciamo di complessità limitata, come è la nostra in questo momento. Nel momento in cui avremo più complessità, chiaramente avremo bisogno di un'organizzazione diversa, magari separando la parte che serve il client dalla parte che serve il server e implementa la logica applicativa sul server e così via, ma ci saranno anche altri strumenti che saranno in grado di aiutarci in questo aspetto. L'organizzazione prevede che all'interno di una directory, che in questo caso qui abbiamo scritto come example, abbiamo il file server.js, o chiamatelo come volete, che è quello che viene lanciato tramite node server.js che tira su Express, che è il nostro server web. Server web alla quale arriveranno le richieste HTTP e che risponderà secondo la logica che avremo implementato all'interno di questo file o di eventuali altri file di supporto. Vedremo che di separare un po' di codice, per esempio quello che gestisce il database dal resto dell'applicazione, più che altro per una questione di chiarezza e manutenibilità dell'applicazione. Abbiamo imparato il meccanismo dei moduli, quindi useremo i moduli che, come sapete, su Node si possono utilizzare con estrema facilità col meccanismo con la direttiva della require. Inoltre sarà presente una cartella Node Modules che viene creata automaticamente da NPM, che è il tool per installare i pacchetti Node. E di nuovo sono pacchetti che possono essere richiamati nel nostro codice semplicemente tramite la require. Quindi tutti i vari moduli che sono da Express in poi sono accessibili in questa
maniere verranno inseriti qui dentro, ma questa cartella è gestita in maniera del tutto automatica dallo strumento di installazione di pacchetti di Node. E poi abbiamo una cartella client, decidiamo noi di chiamarla così, che contiene tutti i file statici. Quindi, siccome usiamo il server web per servire anche i file statici che servono a caricare, diciamo, sul browser la prima vista dell'applicazione, sostanzialmente abbiamo una cartella designata a contenere questo tipo di file che verranno serviti in maniera statica, come abbiamo già visto nell'esempio con Express sulle slide. Quindi definiremo questa cartella come cartella che contiene i file statici e andremo a servire queste informazioni in questa maniera. Quindi avremo sicuramente un file index.html, che è la prima pagina HTML che il browser carica, che importerà per esempio il file CSS, il file JS principale, nel quale potremmo caricandolo come modulo, quindi con type module, la possibilità di importare altri file.js direttamente come moduli tramite la direttiva import, che vi ricordo è quella di ECMAScript 6 ed è quella, diciamo, supportata di fatto all'interno dei browser. E tutti questi file andranno posti in questa cartella. Quindi questa è la struttura, l'organizzazione dei file che vogliamo avere e che utilizzeremo nel nostro progetto. Quindi vi sottolineo solo come, diciamo, se non volete implementare una logica applicativa, volete semplicemente servire i vostri file fissi come serviti da un server web, potete semplicemente, diciamo, implementare questa parte e mettere tutti i vostri file qui dentro in maniera che possiate, per esempio, utilizzare i moduli, cosa che fino all'ultimo laboratorio non si poteva fare perché non erano serviti da un server web e quindi il meccanismo di caricamento del file non supportava la gestione dei moduli. Cominciamo quindi a parlare, diciamo, di come andare a implementare la parte server. Quindi ci siamo spostati su Visual Studio Code e piano piano andremo a costruire l'esempio che troverete poi a disposizione sul GitHub, che qui in realtà ho già scaricato, ma semplicemente per comodità. Ma piano piano andiamo a costruire l'esempio, diciamo, che vogliamo andare a realizzare. Intanto osserviamo che cosa abbiamo all'inizio. Quindi questo dovrebbe essere lo scheletro di partenza di qualsiasi vostra applicazione e server che utilizza Node. Quindi Node, scusate, con Express, Node ovviamente, ma con Express per modulo per gestire le richieste web. E quindi richiediamo di utilizzare il pacchetto Express che dovremo avere precedentemente installato. Richiediamo di utilizzare il middleware di logging che già conosciamo. Creiamo l'oggetto app tramite la funzione Express. Decidiamo una porta sulla quale metterci in ascolto. Ricordate che non potete avere più di un server attivo contemporaneamente sulla stessa porta. Quindi o chiudete il vecchio oppure scegliete un'altra porta al di sopra della 1024. Poi diciamo ad Express di usare il middleware, per esempio per fare il logging. Ecco, è buona norma dire di usare anche questo, anzi è obbligatorio, vedremo quando riceviamo il contenuto in formato JSON e come abbiamo già visto negli esempi prima, che diciamo di usare JSON come meccanismo per la decodifica del body dei contenuti, perché nella nostra applicazione vogliamo scambiarci informazioni codificate in formato JSON. E poi sostanzialmente queste due righe ci consentono di andare a dire ad Express di avere una cartella, come dicevamo prima, che serve i file statici, quindi il client, nella quale metteremo tutta la nostra applicazione. Quindi ci saranno i file che vedevamo prima sulle slide, index.html, CSS, eccetera. Questa seconda route può essere utile nel momento in cui andiamo a caricare, che su localhost 3000, senza richiedere uno specifico path, diciamo ad Express di redirigere il client direttamente su barra index.html, che sarà quello presente nella cartella appunto statica client, che sarà visibile nella route visto che non abbiamo inserito alcun path all'inizio. Ultima cosa,
attiviamo il server e quindi facciamo up listen sulla porta che abbiamo deciso e con un semplice messaggio, diciamo, giusto per farci capire che effettivamente è parte. E quindi in questo momento la cartella client non esiste, la vedremo poi nel prossimo, nella prossima parte dell'esempio, e in questo momento non ci interessa perché vogliamo realizzare la parte server e quindi gli endpoint REST, seguendo tutto il ragionamento che dovrebbe portarci a fare questo lavoro. Possiamo direi attivare, e questo è il pacchetto appunto scaricato, è solo diciamo accorciato dal Git, quindi dovremmo aver salvato, save, e dovremmo poterlo attivare. Lo possiamo attivare per esempio dal terminale. Io faccio esattamente come magari fareste voi, e quindi facciamo node ed è server, server.js. Vedrete che solo scaricato non parte, giustamente, perché module not found, non ha trovato i moduli, per esempio non ha trovato express, richiesta la prima riga. Quindi cosa dobbiamo fare per fare funzionare il tutto? È molto semplice, dobbiamo solo avere l'accortezza di, prima di lanciarlo la prima volta, fare npm install senza alcun parametro, siccome c'è già il pacchetto che è package.json, che ci dice tutte le dipendenze eccetera, che è stato creato la prima volta nel momento in cui abbiamo diciamo creato con npm init l'applicazione. L'npm install va a vedere quali sono le dipendenze, se le scarica, fa tutte le operazioni per noi, e adesso tra un istante finirà, ok, ha finito, e quindi si è scaricato tutti i suoi pacchetti, tra l'altro anche in una certa quantità. Ha creato la cartella node modules di cui parlavamo prima, che non andiamo ad esplorare perché non ci interessa, e diciamo ha terminato senza errori. A questo punto possiamo effettivamente lanciare il nostro server, che sarà in ascolto sulla porta 3000. Ovviamente in questo momento non c'è alcun file HTML, index.html, ma questo non ci interessa, nel senso che vedrete che comunque c'è qualcuno che risponde, e risponderà semplicemente con questo messaggio. Quindi abbiamo il nostro server attivo. Ok? Benissimo. Quindi non dimenticate appunto di fare l'npm install una volta che avete clonato dal Git. Noi ovviamente non carichiamo tutti i moduli, tra l'altro vanno aggiornati periodicamente, quindi dovete fare l'operazione per conto vostro. Ok, a questo punto possiamo metterci a ragionare sulla nostra applicazione. Dobbiamo quindi provare a ragionare su gli endpoint che vogliamo mettere a disposizione. Quindi dobbiamo pensare alla struttura, all'approccio REST che dicevamo prima. Abbiamo delle risorse che sono sostanzialmente i corsi e gli esami. In questa applicazione semplice sono sostanzialmente corrispondenti alla tabella che abbiamo alle tabelle che abbiamo nel database. In applicazioni più complicate potrebbero essere non mappati così direttamente. Per queste risorse sostanzialmente vorremmo avere la possibilità di fare una serie di operazioni. Per esempio recuperare la collezione, che so, get courses, e quindi poter fare appunto la lista dei corsi e darla al nostro client. In questo momento stiamo cercando di ragionare a livello dell'architettura, quindi prima cerchiamo di ragionare in questi termini e poi ci mettiamo a scrivere codice. Quindi prima il design dell'API e poi vediamo di implementarlo. Poi possiamo pensare di avere la stessa cosa per gli exams, no? E nel momento in cui abbiamo a disposizione nelle collezioni, ci piacerebbe in generale avere la possibilità di richiedere uno specifico elemento della collezione, quindi una specifica risorsa singola. Quindi diciamo così, scriviamolo in questo modo, questo è solo
un modo per dire, diciamo che abbiamo la possibilità di specificare un secondo parametro secondo la modalità REST, quindi con qualcosa dopo la prima, il primo elemento è separato da slash, che è l'identificativo della risorsa. Stessa cosa ci piacerebbe averla per gli esami. Poi, dire la verità, non so se la usiamo nell'applicazione, perché in realtà bisogna un po' vedere se la visualizziamo oppure no. Però, diciamo, a livello di principio, progettando la nostra applicazione, ci serve sostanzialmente capire che cosa dobbiamo cominciare a implementare. Per farci un'idea, per esempio, vorremmo poter aggiungere un esame, no? Quindi avevate visto il bottone di aggiunta, quindi una post, perché abbiamo detto che con REST serve la post, exams, e siamo in grado di aggiungere un esame. E quindi andremo a implementare sostanzialmente queste 5 API e cominciamo dalla prima. Possiamo cominciare dalla prima, che appunto è forse tra le più semplici, nel senso che, fondamentalmente ricavare la lista delle risorse presenti nella tabella per un certo tipo è relativamente facile. Trattasi di fare una query SQL select asterisco from. Quindi ragioniamo in questi termini e diciamo che vogliamo allora, inserire una route come siamo abituati a fare, get, questo è un get, per una route che si chiama courses, che è quello che abbiamo scritto nel commento, che ci si fa anche un po' da documentazione, vi invito ad usarla, usare i commenti come documentazione il più possibile. E sostanzialmente a questo punto dovremmo leggere dal database tutti i corsi. Database courses. E come facciamo? Sostanzialmente andiamo a effettuare questa query che possiamo tranquillamente provare. Ecco, avevamo già questo aperto, quindi SQLite courses. Course, in realtà, vediamo se funziona. Questo strumento è molto utile e per farvi provare le query prima di utilizzarle nel vostro programma, soprattutto quando sono un po' più complicate di questa, che ovviamente è abbastanza banale. Quindi sostanzialmente avremo un SQL, la nostra query, che non richiede input da parte dell'utente. Perché quindi dell'utente intendiamo dei parametri, come invece per esempio nel secondo caso, e quindi facilmente gestibile. Per eseguirla abbiamo necessità di gestire il database, e quindi abbiamo detto di usare SQLite e di gestirci SQLite, e per farlo dicevamo di usare un modulo SQLite uguale require SQLite 3, che dovremmo avere già installato perché è presente nelle dipendenze. Comunque verifichiamo nel momento in cui rilanciate il tutto. Per usarlo dobbiamo semplicemente fare SQLite database, in realtà è new se non sbaglio, new SQLite database, e dobbiamo dargli il nome exams SQLite. Night. Ricordate che se non esiste cerca di crearvelo, se esiste invece lo apre. È una callback da utilizzare in caso di eventuali errori. Quindi console, qui non ci preoccupiamo troppo degli errori in questo momento, quindi diciamo che la gestiamo in questa maniera e abbiamo risolto il nostro problema di diciamo, iniziare. Quindi, a questo punto dovremmo avere la possibilità di andare ad eseguire questa query. Quindi, diciamo che abbiamo questo DB, su cui abbiamo a disposizione una serie di metodi. Dovremmo avere
ecco, i metodi database, per esempio, se vi ricordate, se no andate a cercare su internet, sulla documentazione e così via, abbiamo la possibilità di eseguire una query in diverse modalità. Per esempio, in questa modalità ci interessa avere la risposta riguardante tutte le righe. Quindi usiamo all, che era il metodo che ci dava tutte le righe insieme, tanto poi le dobbiamo processare. Vedete che parla di rows, se no andiamo sulla documentazione online, non c'è problema. Il primo parametro è un eventuale errore, il secondo sono le righe. E questa è una callback in stile, come sempre, JavaScript. E nel quale andremo a fare il nostro processamento delle informazioni. E poi alla fine, adesso lo facciamo, ma alla fine, giusto per non dimenticarci, dovremmo andare a rispondere il contenuto JSON al client courses, e quindi metteremo il tutto in una variabile courses. E adesso vediamo come fare. Se non ricordate le query su database, oltre a prendere le nostre slide per le cose più semplici, potete andare a consultare la documentazione, che è la cosa che vi suggeriamo per diventare, diciamo, un pochettino più autonomi. Quindi qui siamo messo su Google SQLite Tutorial, e per esempio possiamo andare a cercare come gestire le select, ci spiega come andare a gestire il meccanismo con le SQL, ma questo, diciamo, dovrebbe essere facile, e dobbiamo cercare però la parte JavaScript, quindi ecco, ho messo su Google SQLite Node.js select all, quindi diciamo che siamo sempre sullo stesso sito, essendo un po' pigro, non so dove sia, diciamo, la cosa, e quindi ho fatto cercare a Google, e sostanzialmente ci dà un esempio di come andare a interrogare con tutte le righe di una tabella. Quindi ovviamente possiamo processare le righe qui. Andiamo quindi sul Visual Studio Code. E procediamo quindi a processare le varie righe. Quindi abbiamo a disposizione diciamo, le righe, e diciamo che potremmo. No, corso si è messo poi fuori. Quindi beh, in realtà possiamo mettere qui dentro il nostro courses. Diciamo che possiamo andare a fare l'operazione di prendere le righe ritornate al database e mapparle su un nuovo array, in cui per ogni elemento row andiamo a fare l'operazione di creare l'oggetto che vogliamo ritornare. Quindi row, diciamo che vogliamo fare code, row code, e name row name e CFU row CFU. E a questo punto, dopo aver fatto l'operazione, ovviamente va bene, spostiamo questo diciamo dentro, in maniera che ovviamente abbia visibilità su courses. Quindi sostanzialmente dovremmo aver finito l'operazione di scrittura di questo semplice codice. Quindi il punto e virgola mi sembra si possa tenere, però comunque, diciamo, per comodità, per chiarezza, facciamo così. Facciamo una prova, rilanciamo server.js, che ci dà subito un null che penso sia sì, probabilmente è dovuto a questo console error, che forse non è più che un error, forse è una callback che sì, se eventualmente ci dà l'indicazione che non c'è stato error. E andiamo a provarlo. Quindi andiamo ad aprire il browser e proviamo
Courses e vediamo cosa succede. E vengono fuori tutti null. Lasciamo anche un po' di errori in queste spiegazioni, perché altrimenti se tutto funziona, tutto è semplice e non si vede mai come gestire i casi problematici. Come mai vengono fuori nulla? Dunque, possiamo andare a farci un po' di prove, e quindi che so, console log rows, vediamo che la query effettivamente abbia successo. E quindi save, qui rilanciamo e facciamo la prova nuovamente. Ovviamente il risultato non cambierà, ma dovremmo poter vedere che effettivamente dal database esce fuori diciamo quello che desideriamo noi. Console log rows, che vabbè, viene ristampato un tot di volte perché no, non un tot di volte, ma viene ristampato come elenco, e quindi abbiamo code, quindi eccetera, quindi questi sono è solo stampato in maniera un po' diversa, probabilmente perché va a capo a un certo punto, ma sono tutto il contenuto del database, quindi questo console log che viene letto correttamente, quindi ci sarà qualcosa che non quadra nel courses, che sarà ovviamente la lista di questi array con nulla. E dunque qui, ecco qui abbiamo aperto la graffa, che in realtà è la graffa che ci dice che è il body della funzione, non è un oggetto, perché JavaScript così lo interpreta, quindi in realtà dobbiamo fare così. Quindi dobbiamo dire che o dobbiamo mettere un return, però dobbiamo di nuovo aprire una graffa, oppure mettiamo una parentesi tonda e quindi sostanzialmente diciamo che questo è il valore di return, e ovviamente non dobbiamo mettere punto e virgola, ma dobbiamo mettere le virgole. E quindi salviamo, riproviamo e andiamo a vedere se questa volta funziona. E questa volta, meno male, funziona. E quindi questo è diciamo, i dati grezzi che vengono serializzati dal metodo JSON che abbiamo visto prima in Visual Studio e interpretati dal browser, che ci consentono di avere una visualizzazione un po' migliore. Headers, notate l'application JSON nella risposta che viene inserita automaticamente da Express, perché abbiamo detto di usare come codifica del body qui Express JSON. Ok, quindi salviamo ogni tanto e possiamo procedere. Intanto consiglio, una volta che avete realizzato la vostra API, magari di documentarla un po' meglio. Per esempio, scriviamo cosa c'è nelle richieste e nelle risposte, che come sapete sono libere, no? Dal punto di vista del REST, cioè cosa effettivamente mettiamo dentro. La richiesta nel GET in realtà è facile, nel senso che la request in realtà è del body ed è empty, quindi no, è vuota. E invece la response effettivamente possiamo dare qualche dettaglio in più. Response body sarà un array di oggetti come l'abbiamo presentato noi, ognuno che descrive un corso e non gestiamo errori. Anche volendo possiamo per esempio nella post inserire un JSON che dà informazioni relative all'errore e così via, e diciamo che qui non ci sono errori in genere. Potrebbe gestire errori dal database, diciamo che in un'applicazione più completa magari vedremo un esempio di questa gestione, però non, in questo momento per ora trascuriamo per un istante questo problema. Ancora qualche parola su come funziona il meccanismo di
della ritornare le informazioni al database. Qui, se notate, abbiamo fatto questo map e abbiamo di fatto costruito degli oggetti uguali a quelli che già c'erano. Quindi di per sé avremmo anche potuto ritornare direttamente rows, quindi res json rows. Questo nessuno ce lo impedisce. La cosa non è tanto bella dal punto di vista della programmazione perché così perdo il controllo, diciamo, di quali sono poi i campi che effettivamente vado ad inserire negli oggetti che ritorno. E quindi la mia documentazione, diciamo, ogni elemento descrive un corso, ma il corso di fatto è definito da come si chiamano le tabelle nel database. Magari vorrei poter disaccoppiare questa cosa, per esempio, che sono non ritornando tutte le informazioni, oppure magari fare un API che ritorna solo un identificativo, quindi che so, solo un ID qualcosa, adesso non ricordo se c'era o non c'era nel database, dunque questi sono i corsi, sì, no, non c'era, quindi database structure, course, no, non avevamo l'ID, mentre invece ce l'avevamo sugli exam, quindi dipende quello che vogliamo ritornare, ma ovviamente dobbiamo un po' capire, diciamo, co cosa ci interessa fare e qual è lo scopo dal punto di vista della nostra applicazione. Se la nostra applicazione interessa non solo gli ID, perché poi tanto deve fare una seconda query per fare del resto, va bene ritornare solo gli ID. Se invece interessano tutte le informazioni, come nel nostro caso perché vogliamo visualizzare la lista, oppure vorremmo visualizzare la lista perché in realtà poi noi vogliamo visualizzare gli esami, allora facciamo che ritornare già tutte le informazioni, così evitiamo di fare tante query e tante richieste REST al server e quindi appesantendo la nostra applicazione lato client e lato server con più richieste che in realtà potevano essere risolte con un'unica richiesta. Quindi possiamo, per curiosità, visto che è la prima volta, fare alcune di queste prove, per esempio, che so, andare a vedere come funziona. Quindi, se ritornassimo, cosa che vi sconsiglio, direttamente rows, quindi dovrebbe essere un array, quindi la stessa cosa. Facciamo salvataggio, lanciamo il server adesso in poi, lo lancio con Nodemon che abbiamo già visto, così non devo rilanciarlo tutte le volte, e andiamo a vedere sul lato del client, effettivamente continua a funzionare. Però in questo modo, diciamo, abbiamo solo l'informazione così come ritorna esattamente dal database, quindi ovviamente è una cosa un po' diversa. Oppure, tornando qui, potremmo voler quindi courses avere solo l'informazione di, che so, il codice. E di nuovo proviamo, quindi salvo, riparte il server web automaticamente e vado a vedere sul client, e sul client avrò solamente l'indicazione dei codici e così via. Quindi vedete che la struttura è molto flessibile da questo punto di vista. Quindi possiamo tornare alla originale e quindi diciamo lasciarlo così per ora. Possiamo a questo punto, direi, passare al prossimo endpoint. Quindi, qui vogliamo fare la stessa cosa sui corsi, e quindi, che so, fare app get, quindi courses, slash con un parametro che vi ricordate, abbiamo detto che per il REST la cosa più facile in Node è usare la sintassi dei due punti e quindi mettere, che so, un nome che specifichiamo noi, come questo code, che poi andremo a recuperare nel codice sottostante. Solita callback che viene messa nel pezzo seguente di codice. Qui facciamo essere un po' attenzione a essere un po' consistenti con diciamo, l'uso degli elementi, insomma, come la punto virgola e così via, più che altro per chiarezza nel nostro codice, per chiarezza nei confronti di noi stessi e quando soprattutto andiamo a rileggere il codice e modificarlo e così via. A questo punto recuperiamo per prima cosa l'ID che ci interessa e quindi questo const course code, chiamiamolo pure course code come abbiamo chiamato sopra, è uguale, sapete che si accede a questi elementi col punto tramite il params punto code, e a questo punto avremo la nostra query SQL, quindi
che sarà come prima, const SQL, e poi andremo a fare l'operazione sul database. Dunque, qual è la query da utilizzare? Questo ovviamente è banale, no? Nel senso, select from course, questo where, dunque il codice si chiama code uguale e che so, prendiamone uno a caso, web application 1, 01 txy ov, txy ov. Quindi facciamo sempre copia che non si sa mai, eseguiamo la query, effettivamente funziona. Quindi la prendiamo, la copiamo, la andiamo a incollare. Avendola provata, diciamo così, evitiamo eventuali sorprese. Ovviamente il codice qui non sarà questo, ma sarà il codice che diciamo andremo a stabilire noi. Vi ricordo, qui non iscriviamo direttamente la variabile, quindi evitate meccanismi del tipo più source code, assolutamente. Questo non lo vogliamo vedere, quindi mettiamo pure no. Così resta nel video. Ma usiamo quel meccanismo del punto interrogativo, quindi queste query che poi vengono, in cui il valore viene sostituito nel momento in cui andiamo a eseguire la query. Volendo eseguire la query, ovviamente non ci ricorderemo come eseguire queste query e andiamo a cercare come si può fare a fare diciamo querying database nel momento in cui solo la prima riga, quindi ci dovrebbe bastare il get che prende un'unica riga e che ci darà se ResultSets is empty, row è undefined. Quindi questo lo dobbiamo sapere per capire come scrivere il codice. Quindi, per esempio, qui l'ha scritto con la sintassi così, come se fosse un if. E noi andiamo a scrivere il nostro codice, ops, andando a capire appunto se db, quindi get, abbiamo appurato che mandiamo la query SQL. Ecco, forse non l'abbiamo notato, ma vedete anche qui ho usato la sintassi punto interrogativo e i parametri che corrispondono ai punti interrogativi, che possono essere anche più di uno, sono come array, inseriti come array, quindi andiamo a metterli. Quindi ho sbagliato il bottone. Quindi qui come. All'array, quindi qui ci sarà il course code e poi la solita callback. Questa volta scriviamo row per nostra comodità per capirci che questa ritorna una riga o 0 righe, e a questo punto andremo a gestire il valore di ritorno. Quindi salviamo ogni tanto e quindi adesso, diciamo, per prima cosa testiamo se c'è un errore. Se c'è un errore, dunque prima per la verità non l'avevamo fatto, sarebbe stato da fare. Così facciamo un pezzetto alla volta. Diciamo che facciamo throw error e deleghiamo la gestione dell'errore a qualcun altro. If, quindi al chiamante sostanzialmente, if row. Questa è una prima possibilità, poi vediamo cosa fare. Per esempio, si potrebbe fare in modo di ritornare qualcosa al client, ma poi vediamo che spezzeremo questa informazione. E nel senso, come vedete, stia scrivendo tutto codice SQL nel file, che di fatto è il nostro server web, cosa che non ci piace. Vogliamo poi tra poco portarlo fuori da qui per organizzare meglio il codice. Quindi, se row non è undefined, quindi possiamo semplicemente fare if row. Quindi il corso exists, quindi quella chiave che usiamo è una chiave valida, ha trovato qualcosa, rest.json, e diamo una risposta che è un oggetto che è l'oggetto relativo al corso, quindi come abbiamo fatto prima, quindi stessi campi, code, row. Code, qui dobbiamo andare a prendere da row, che a questo punto sarà un'unica riga, quindi sono direttamente accessibili.
e poi abbiamo name, row name e CFU, row CFU. E quindi questo esaurisce il caso in cui siamo a posto, no? E il caso in cui non c'è il codice invece possiamo gestirlo diversamente, quindi che so, un esempio, non so, potremmo mandare uno status di un qualche tipo, che sono status 400, qualcosa di questo tipo, diciamo che però magari è una query normale da fare, quindi si potrebbe tornare o semplicemente un oggetto che dà come risposta il fatto che non c'è, perché magari voglio testare se esiste uno specifico codice oppure no, quindi non è necessariamente un errore il fatto che io mandi un codice che non esiste. Quindi che so, posso decidere di tornare che sono un elemento vuoto, quindi un oggetto vuoto che vorrà essere realizzato da JSON come oggetto vuoto. Quindi diciamo che questo è il caso. Quindi ho salvato, giusto? Sì, quindi è ripartito e posso andare a vedere se il tutto funziona. Questa API ovviamente è così e quindi andiamo a prenderci 01 di YM V. Il risultato è che andiamo a selezionare solo il nostro codice, quindi questo raw data che è quello che abbiamo creato noi, e che so, proviamo con un codice che non esiste. Il risultato JSON vuoto, non c'è niente da mostrare. Raw data è il JSON dell'oggetto vuoto e quindi solo due caratteri, 2 byte. Quindi questo funziona come effettivamente ci aspettiamo. E quindi, come prima, documentiamo l'API, quindi diciamo parameters, quindi non c'è un, potremmo scrivere request body empty, parameters course code, però questo è un parametro appunto, parameters diciamo di tipo REST, e poi response body sarà object describing the course e error if the course does not exist returns l'oggetto vuoto. Quindi questo è quello che abbiamo scelto di fare. Quindi salviamo e sostanzialmente quello che vorremmo fare in questa API. Un'osservazione prima che ci muoviamo in avanti. Qui in questa modalità stiamo, come vi ho anticipato prima, già scrivendo un sacco di codice nel file che è sostanzialmente quello del server, in particolare inserendo tutte questioni relative al database, query, gestione della callback del database e così via. Ed è un approccio che ovviamente va bene per fare una prova così come abbiamo fatto noi finora, tanto per scrivere 2 metodi, però nel momento in cui l'applicazione diventa un po' più complicata, dobbiamo cercare di fare un po' di attenzione, no? E magari pensare di spostare tutta la questione della gestione del database in metodi apposta, per esempio. Per esempio, l'operazione di accesso al database è tipicamente una di quelle operazioni che è asincrona, che vogliamo realizzare in modalità asincrona. Perché? Perché soprattutto quando il database è esterno, adesso qui siamo appunto in un esempio molto semplice, però nel momento in cui facciamo delle query complicate e diamo incarico a qualcuno di fare questa query, noi vorremmo poter continuare con la nostra elaborazione. Ricordate che JavaScript è single threaded anche lato server, per cui se blocchiamo, blocchiamo tutto il server web. E quindi vorremmo che so, lanciare questa query sul server e sostanzialmente attendere che il risultato sia pronto, però senza essere bloccati. Quindi già questo è il meccanismo diciamo, ci consente di farlo,
tramite il meccanismo della callback, perché le API del database server SQLite3 in Node sono fatte in questa maniera proprio per evitare di bloccare l'esecuzione. Nel momento in cui spostiamo questo in un'altra funzione, dovremmo realizzare una funzione asincrona, perché se no, se facciamo una chiamata e questa chiamata diventa asincrona, non ritorniamo più dalla chiamata. Quindi questa è una cosa a cui pensare, in un'applicazione ben fatta le cose dovrebbero svolgersi in questa maniera. Intanto cominciamo, come vedrete poi nell'esempio che andate a scaricare dal Git, a pensare di spostare questo codice all'interno di un file separato. Io qui abbiamo preparato un file che si chiama DAO, che è un modo abbastanza standardizzato per gestire questo genere di operazioni, quindi è un modulo che caricheremo quindi poi nel server tramite il solito require, che ci consente di spostare tutto quanto qui dentro. DAO sta per Data Access Object, quindi è diciamo un modo standard che ci consente di disaccoppiare il server dall'accesso ai dati, così che nel momento in cui cambiassimo database piuttosto che cambiassimo modalità di gestione dei dati, il server di fatto non va praticamente toccato. Quindi stiamo introducendo un'interfaccia tra la gestione dei dati e il server web. Qui già lo trovate diciamo fatto, e quindi abbiamo spostato sostanzialmente quello che abbiamo qui sul lato server, che poi ritrovate sul Git con questo server with dbcalls, che è stato diciamo il salvataggio di quello che è stato fatto nel corso in inglese, che io sto sostanzialmente facendo in maniera abbastanza analoga. E quindi questa è la prima versione che abbiamo scritto insieme per ora, e quindi andiamo a modificare il nostro server per evolverci e andare a utilizzare il DAO. Quindi queste due istruzioni non le mettiamo più perché sono dentro il DAO, quindi dentro il DAO avremo queste. Tra l'altro che abbiamo aggiustato anche la questione dell'errore, che era meglio gestire in questa maniera, perché appunto di fatto ci dà nulla, nel senso che non c'è errore, quindi va bene così, e quindi non viene lanciato nulla e non viene più questo console log di nulla. E volendolo fare come modulo, basterà poi fare un require dall'altra parte, che adesso andiamo a fare, e avere i metodi preceduti da exports punto, così sono tutti esportabili, quindi exports eccetera. E così noi siamo in grado di averli a disposizione nel file del server, e quindi nel file del server sostanzialmente andremo a fare poi const DAO uguale require DAO. Adesso proviamo, quindi salviamo, ecco, e vedete che c'è qualche problema subito. Module not found, non abbiamo trovato il modulo DAO. Perché? Perché in realtà questo lo facciamo anche, come vi dicevo, per fare un po' di prove e farvi vedere che cosa capita se ci sbagliamo e come provare ad aggiustare. Leggiamo sempre gli errori per bene, non si trova il modulo, e il modulo che cerchiamo è DAO, e quindi vabbè, è chiaro, l'ultima cosa che abbiamo aggiunto, quindi forse non abbiamo specificato correttamente dove andare a prendere. Lui di default, come Express e Morgan, va a cercare i not modules, e quindi dovremmo scrivere DAO.js e quindi dare il percorso completo, se non ricordo male. Quindi salviamo, e a questo punto in fondo vedete che riparte da sola, e questa volta è ripartito, e quindi questa volta abbiamo importato correttamente DAO, e abbiamo appunto la possibilità di andare a utilizzare tutte queste funzioni, che sostanzialmente sono analoghe a quelle che abbiamo già scritto prima. Quindi sì, dbAll, in realtà forse qui non avevamo messo questo, che è un parametro opzionale, che però in questo caso non ci serviva.
e fa la stessa cosa che però diciamo è fatta in una maniera leggermente diversa, perché come vedete qui per realizzare la funzione asincrona abbiamo utilizzato le promise, che sono un buon modo di sostanzialmente realizzare un meccanismo di funzione asincrona. Quindi la prima istruzione della nostra funzione è un return new promise con resolve reject da andare a chiamare nel momento in cui abbiamo terminato. Quindi se c'è stato un problema, tipicamente chiamiamo reject per passare indietro il problema, quindi agganciarlo nella catch, e invece facciamo resolve nel momento in cui abbiamo finito, passando l'oggetto che è quello che è il risultato della nostra elaborazione. Quindi a questo punto proviamo ad aggiustare il lato server per far funzionare il tutto con questa modalità. Quindi via la lettura database, quindi sostanzialmente via tutto, e invece andiamo a lavorare su come usare queste funzioni. Andiamo quindi a vedere come fare questa operazione, e quindi abbiamo il modulo DAO che abbiamo caricato, quindi dovrebbe funzionare, e in questo caso andiamo a prenderci, abbiamo fatto il list courses, chiamiamo la funzione che ci ritornerà una promise, come ricordate, perché ci fa return new promise, then, quindi ricordate, Scourses return new promise, e quindi avendo una promise dobbiamo attendere che questa sia risolta, e quindi then è il modo standard per attendere la risoluzione della promise, e a questo punto possiamo dire che ci ritorna un parametro, l'oggetto della promise, che la promise ci passa come oggetto quando la promise viene risolta con successo. E andiamo a fare quello che facevamo prima. Quindi qui ci aspettiamo che abbiamo già fatto quella conversione di cui parlavamo prima sul lato server, sul lato DAO, quindi abbiamo già convertito l'oggetto se necessario qui, quindi cambiando eventuali campi, mettendo proprietà, mettendo più o meno proprietà secondo quello che volevamo fare, e quindi sostanzialmente c'è solo da ritornarlo. Quindi res.json edcourse, che è il parametro che ci viene passato nella promise risolta. Then, e poi magari mettiamo un po' a posto il codice in maniera che sia un po' più leggibile, e poi se vogliamo possiamo anche agganciare il problema. Problemi che eventualmente possono essere, potremmo anche prendere l'errore, diciamo che in questo caso evitiamo di andare a dare l'informazione direttamente, ma possiamo questo fare un res status, che so, 500, il classico internal server error, e poi diciamo che abbiamo terminato e non c'è più body, e quindi end, e così gestiamo anche il caso dell'errore. Quindi salvando, ricarichiamo e andiamo a vedere che funzioni sempre tutto. Mi raccomando, testate sempre tutto. Quindi riproviamo, ed effettivamente rifunziona, e funziona però con questa nuova modalità che abbiamo visto, quindi andando a chiamare il metodo del DAO. Quindi potremmo fare la stessa cosa per il course code, e così via. Quindi facciamolo pure brevemente, quindi il parametro sarà sempre lì, quindi possiamo andare a fare, quindi lasciare tutto il resto del codice che poi cancelliamo, DAO, dunque si chiamerà read course by code, avremo funzionale che ragiona nella stessa maniera, passiamo course code, e poi facciamo then, visto che ritorna anch'essa una promise, read course code, andiamo a cercarcela, read course by code, ritorna la promise, ovviamente con la stessa logica di prima, l'oggetto o il vuoto e così via. E quindi then, e di nuovo stessa cosa, quindi course arrow function res json course
E poi catch. Catch. Possiamo anche andare a agganciare l'errore di nuovo, ma se ci interessa dare solo una risposta generica, ci basta res status 500. Quindi è sostanzialmente analogo a prima. End. E via. E quindi tutto il resto è da buttare. E quindi abbiamo semplificato di molto la scrittura della nostra codice, che è quello che volevamo, perché chiaramente in questa maniera siamo in grado di mantenere un server molto più pulito e di concentrarci sul lato server, sulle questioni, diciamo, della gestione dell'HTTP, delle risposte, e invece sul DAO dell'accesso al database. Qui abbiamo messo un codice che non esiste, quindi la risposta è correttamente questa. E poi, dunque, andiamo a vedere il codice che esiste. Ecco qui, abbiamo la risposta corretta, ritrovata, ri recuperata dal database. Andiamo ora a realizzare la funzionalità che è forse un po' più complicata delle altre, quindi quella del post. Prima cerchiamo sempre di pensare a come dovrebbe funzionare la nostra API REST, e quindi cosa dovrebbe ricevere nella request body. Qui c'è qualcosa da ricevere perché creiamo un nuovo esame, quindi dobbiamo avere qualcosa che descrive l'esame, quindi che so, object describing an exam. Quindi un oggetto JSON, perché abbiamo deciso di usare sempre JSON. Quindi course code con le sue proprietà, e dobbiamo conoscere il nome delle proprietà che userà il client, score e date. E a questo punto cosa diamo come risposta? Response body. Dunque, come risposta si può semplicemente dare una risposta vuota. Questa è la prima opzione, forse la più semplice, nel momento in cui non abbiamo nulla da comunicare, con un 200 ok, quindi il codice di ritorno, diciamo, della risposta HTTP, capiremo che è andato tutto bene oppure ci saranno stati dei problemi. Oppure può esserci un'alternativa. Un'alternativa è che so, il nuovo ID. Quindi, per esempio, può essere cortese segnalare un nuovo ID al cliente. Dunque, sì, questo in realtà sarebbe l'exam, così che se ha bisogno possa manipolarlo con facilità. Oppure una terza alternativa, che può capitare, è anche utile, può essere quella di andare a ritornare full copy, quindi una copia intera dell'esame inserito. Perché una copia intera? Perché, per esempio, sul server potrebbero succedere tutta una serie di operazioni, quindi, che so, validazione dei campi, eventuale aggiunta di nuovi campi, per esempio un timestamp di inserimento, chi ha inserito, quindi l'operatore che ha inserito l'esame, eccetera. Quindi potrebbero sul server essere impostate tutta una serie di nuovi campi che potrebbero essere utili da ritornare alla nostra applicazione. Questo però dipende estremamente dalla logica applicativa, quindi dobbiamo capire che cosa effettivamente è utile per la nostra applicazione e è ragionevole fare e esporre nella nostra interfaccia REST. Quindi salviamo e cominciamo a scrivere il codice. Quindi il codice inizia in maniera sempre semplice, no? Quindi up get o up post, ovviamente dell'URL, che è lo stesso di prima, diciamo quello del get, però acceduto col metodo post, e la solita callback, request response, e andiamo a accedere ai campi della richiesta. Come facciamo a accedere ai campi della richiesta? In realtà è tutto automatico, dobbiamo solo usare il body, abbiamo già detto sopra che
che il body è processato usando JSON, se inviamo un JSON avremo tutto a posto, quindi, e avremo a disposizione i campi, e i campi sono decisi da cosa scrive nel JSON il client, che abbiamo scritto qui nella nostra documentazione, nella nostra interfaccia, quindi avremo il course code e così via. E adesso vediamo di sistemare il tutto. Quindi abbiamo un modo per recuperare le informazioni dal body, nel momento in cui usiamo il DAO, e quindi non stiamo a riscrivere tutto, abbiamo già preparato il meccanismo di inserimento, che è questa insert into exam values, a seconda di come è necessario inserirla all'interno del database, quindi con questi tre campi. Il meccanismo è sempre lo stesso, quindi ritorniamo una promise in attesa che venga risolta, che ci dica diciamo che cosa è successo, e ci aspettiamo un unico parametro, quindi exam, che quindi, come vedete da come scriviamo qui, è di fatto un oggetto JavaScript che ha tre proprietà: course code, date e score, e che quindi prepareremo dall'altro lato e passeremo alla funzione. Nel momento in cui avremo una risposta, se sarà un errore faremo una reject, altrimenti facciamo un resolve, e potrebbe essere semplicemente di un null, così, oppure, come avete visto scritto, potremmo andare a recuperare delle informazioni, per esempio l'ID inserito, creato dal database server, e così via. Quindi nel momento in cui andiamo a fare questa query, dobbiamo poi andare a capire sulla nostra documentazione, quindi facciamo insert e andiamo a cercare, se non ricordiamo più come funziona il meccanismo, e quindi dobbiamo solo fare questa create table, inseriamo una riga, quindi insert, ecco, e ci dice che tramite il this, quindi tramite il this all'interno della funzione di callback, abbiamo la possibilità di accedere all'astid, che è l'id dell'ultima riga inserita. E poi changes invece, sempre this changes, sono tutte le righe che sono state modificate da query. Quindi questo è il modo di accedere all'id, che possiamo tranquillamente cercarci sulla documentazione. Lasciamo pure questo così, e se abbiamo bisogno lo andiamo poi ad utilizzare. E quindi sul lato server dobbiamo andare a chiamare la nostra funzione del DAO, quindi mi sembra fosse create exam, e quindi andiamo a creare un oggetto, e che avrà una certa serie di proprietà, le tre proprietà che ci servono da passare, quindi course code, due punti, questo è il modo con cui abbiamo chiamato la proprietà nella funzione del DAO, e questo è il modo con cui invece ce la chiama il client, score, ovviamente l'ordine non conta perché sono oggetti e quindi hanno un certo nome della proprietà, score e date, quindi date, in realtà dovevo mettere un po' a posto, date, rec body date, ovviamente non il punto e virgola, scusate, ma la virgola, e così andiamo a fare questa chiamata, e questa chiamata sostanzialmente dovrebbe già inserirci il tutto all'interno del database. Dobbiamo poi chiaramente gestire la promise, quindi risolviamo la promise, quindi then, cioè prendiamo gestiamo il caso in cui la promise venga risolta, quindi non rigettata, e in realtà non abbiamo nessun valore di ritorno, se vogliamo possiamo usare quel this e mandarlo indietro, però diciamo facciamo il caso più semplice, non usiamo il valore di che ci viene passato, e semplicemente possiamo chiuderla con un end, quindi avere un body vuoto, semplice, così. Poi volendo possiamo aggiungere il catch, eccetera, però diciamo questo già ci consente di fare una prima prova, almeno dovrebbe funzionare. Come sempre andiamo a fare la prova, e quindi
Per inviare la richiesta posta, sapete che non possiamo farlo direttamente dall'URL, qui, perché questa invia delle richieste GET, quindi, come abbiamo già intravisto, usiamo uno dei tanti meccanismi a disposizione, un client esterno, oppure un plugin per il browser, come questo che abbiamo già visto, REST Client. Questo è un plugin for Firefox, ma ne esiste pieno di questi plugin. E quindi, post HTTP localhost, qui sono rimasti gli esempi l'altra volta, quindi questo sarà exams, e nel body dobbiamo metterci a scrivere, diciamo, tutto il JSON, quindi è un po' scomodo. Andiamo a, che so, a recuperarci prima l'informazione, così, diciamo. No, qui non c'è. Ah, l'exams non l'abbiamo implementato, giustamente. Quindi, vabbè. Quindi facciamo che torniamo sul post e ci scriveremo questo exam. E quindi, che so, mettiamo pure get, anziché gli esami prendiamo i courses, send. Response. Quindi prendiamo un esempio, uno qualsiasi, e andiamo poi a fare la posta e aggiustiamo un po' il tutto. Sono un po' pigro, nel senso che non voglio mettermi lì a scrivere tanto JSON. Exams, e qui inseriamo, dobbiamo inserire quindi il course code, che abbiamo detto che si chiama course code. Il voto e la data, quindi lo score, diciamo pure che è 30, siamo generosi, e la data, date, è 2020 04 22. Facciamo copia e incolla che non si sa mai, così da non dover scrivere tutto. E attenzione che per fare la sottomissione abbiamo bisogno di dire al server che sia che è una richiesta, che è un content type di tipo application JSON. Ok? Non dimenticate questo header, perché altrimenti lato server non viene interpretato il body correttamente, non recuperiamo i parametri, e non siamo in grado di andare a provare tutto quanto, e chiaramente la posta ovviamente fallisce. Facciamo un send e vediamo. Risposta: la risposta è vuota, il body è vuoto come ci aspettavamo. Abbiamo messo end. Gli headers però ci dicono che una risposta 200 ok. E quindi a questo punto, diciamo, se avessimo l'API per leggere gli exam, potremmo fare una get su exams. In questo momento non ce l'abbiamo, quindi facciamo prima, andiamo nel DB, e andiamo a farci un giro, nella tabella degli exam. Ecco che è spuntata la terza riga, direttamente, e in effetti è stato inserito nella lista degli esami. È duplicato, è come se avessimo dato l'esame due volte, però in questo momento non ci interessa, nel senso che a noi interessa, diciamo, essere riusciti a implementare la posta. Poi è chiaro che dovremmo avere una logica, se vogliamo rendere l'applicazione più robusta, che per esempio verifichi se il codice è già presente. Qui non gestiamo neanche gli studenti, non gestiamo tutta una serie di cose. Per esempio, possiamo avere una logica all'interno della nostra applicazione, oppure forse addirittura meglio in questo caso, che sia una chiave primaria su o un indice, rendere unica questa colonna course code, in maniera che nel tentativo di inserire una seconda riga con lo stesso valore, chiaramente l'operazione fallisca e questo venga bloccato, per esempio a livello di database e così via. Però questi appunto sono dettagli di logica applicativa che ci interessano un po' meno. Un aspetto importante su cui conviene focalizzare l'attenzione è quello della validazione di ciò che ci arriva dall'esterno del server web. Quindi, per esempio, qui avrei potuto scrivere tutto quello che mi pareva a me. In questo momento non c'è alcuna validazione, mi do
30 lode o anche di più, e così via. E se io invio questa richiesta, vedrete che questa passa tranquilla. Quindi va bene, adesso avrò 200 ok, e se vado a controllare il contenuto del database, questa sarà stata tranquillamente inserita. Quindi adesso chiaramente dobbiamo ricaricare. E ovviamente questa cosa non va bene, no? Non va bene perché potrebbe essere qualcuno che tramite la nostra applicazione, modificando qualcosa, va a caricare dei dati, oppure direttamente sono API pubbliche senza autenticazione, o magari anche con autenticazione, qualcuno usando un programma esterno, un meccanismo esterno, come noi stiamo facendo per esempio con REST Client, possiamo inviare qualsiasi cosa. Quindi è assolutamente importante fare validazione lato server. E vediamo quindi come farla. Abbiamo già intravisto sulle slide come è possibile farla. E cominciamo a capire quali sono i problemi che ci troviamo di fronte. Fare la validazione in generale è un'operazione lunga e noiosa, e quindi nessuno ha mai voglia di farla, però, come vi dicevo, è assolutamente indispensabile. E a questo scopo abbiamo a disposizione, come sempre, una serie di librerie che dovrebbero renderci il compito un pochettino più agevole. E quindi proviamo ad utilizzare una di queste librerie, già abbastanza integrata col sistema di Express, che ci consente di fare questa operazione. La libreria di cui parliamo è quella di Express Validator, quindi l'abbiamo vista sulle slide, e andiamo a recuperare una serie di elementi che ci esporta questo modulo, che è require Express Validator. Ci viene già suggerito perché è già stato installato, perché col pacchetto che vi abbiamo messo a disposizione era già nelle sue dipendenze, quindi vedete che era già qui nelle dipendenze. Fondamentalmente abbiamo SQL, il Morgan per il logging, Express e l'Express Validator. Tutto il resto che voleste eventualmente aggiungere dovete farlo per conto vostro, però per il nostro esempio ci basta questo. E qui andiamo a prenderci il check, quindi la funzione check e la funzione validation results, che ci vengono già suggerite perché viene interpretato cos'è il contenuto del modulo. E dobbiamo andare a capire come andarlo a utilizzare qui all'interno del post. Quindi sfruttiamo quindi una caratteristica di Express, cioè quella di poter specificare qui nella seconda posizione un middleware di funzioni da richiamare. Quindi in questo caso possiamo addirittura inserire un array di funzioni che possono essere richiamate, e noi andremo a andare a richiamare la funzione check, che andrà a prendere il parametro che diciamo noi, per esempio score, che è il voto dell'esame, e andrà a utilizzare tutto il metodo di validazione che ci interessa, che può essere ovviamente tutto quello che vogliamo. È pieno, ci sono pagine di metodi di validazione per validare praticamente qualsiasi cosa, dal formato corretto di un conto corrente alle cose più semplici come verificare che sia un intero compreso tra una certa, in un certo range, quindi che so, min 18, max 31, 31 considerando 30 lode, e poi appunto se dobbiamo fare ulteriore validazione possiamo, che so, pensare al course code, che in realtà, ecco, abbiamo scritto in questa maniera, e is length per esempio esiste, e chiaramente potremmo fare la stessa cosa con un semplice if, scrivendo if courseCode.length diverso da 7, però ci riempiamo di codice che magari poi si riempie di if, diventa difficilmente manutenibile e così via. Se invece abbiamo degli statement più dichiarativi, come in questo caso, la cosa è molto più semplice da gestire. Quindi diciamo min 7, max 7, e questi non è che ce li stiamo sognando, ma se voi andate sulla documentazione di Express Validator trovate tutto quanto. Quindi mettete Express Validator methods check length, qualcosa di simile. Facciamo fare ricerca a Google direttamente nel sito. Ho sbagliato a scrivere length, va bene. Quindi andate a cercarvi
diciamo, che so, tutti i vari metodi, quindi questo è docs, quindi express validator, e qui trovate appunto, che so, la ops, la is, dunque, ah, eccolo qua, find la is int, e vi dice che no, questo is int, options di fatto è un oggetto con proprietà, per esempio minimo, massimo, la holy di zeros, eccetera, e quindi potete sostanzialmente specificare quello che volete, e vi dice come utilizzare l'oggetto, come is length, quindi di nuovo optional, min, max, se volete anche mettere undefined, eccetera, tutto quello che volete. Ok, quindi torniamo sul nostro Express. Quindi, fatta questa operazione, però dobbiamo ancora fare la verifica, perché va bene chiamare le funzioni di validazione, ma come facciamo ad accorgerci della presenza di errori? E si fa in questa maniera: const errors, abbiamo quella funzione altra che abbiamo importato, che è validation result rec. Quindi andiamo a richiamarla sulla richiesta, e se ci ritorna un array di eventuali errori, se not errors is empty, che ci mette a disposizione, allora dovremmo dire che c'è un problema di validazione. Quindi return, e quindi faccio return perché altrimenti vado a eseguire la parte di sotto, quindi voglio uscire dalla funzione post. Res status, per esempio, in questi casi inizialmente si usa lo stato 422 per dire che c'è un problema di contenuto richiesto malformato, JSON, e possiamo mandare anche un errore indietro, che sono per esempio l'array degli errori che ci sono stati trovati, quindi errors array. Quindi primo errors è il nome della proprietà che voglio mettere nel JSON, e il secondo è invece la variabile che andiamo a recuperare in questo modo. Quindi facciamo una prova veloce e andiamo a fare una post. Quindi ecco di nuovo la post di prima, quindi è già tutto pronto, inviamo. Abbiamo eseguito, però avete visto che viene fuori 422 unprocessable entity, quindi response, e la response contiene una lista di errori, che è quell'array che abbiamo messo prima, che in formato abbastanza standardizzato per la libreria ci dice qual è il problema. Il valore è 32, un invalid value, perché non era tra 18 e 31, il value è di nuovo invalid value perché non rispettava la lunghezza. Ok, quindi abbiamo aggiunto il meccanismo di validazione. Mi raccomando, sempre, 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 sempre validare. Perlomeno in questi casi in cui la validazione è abbastanza semplice. Chiaramente non avremo una validazione semantica, non sappiamo se un codice di 7 cifre effettivamente esiste, 7 caratteri esiste oppure no, e sia reale. Però almeno che sia di 7, se deve essere di 7, possiamo verificarlo con estrema facilità. Quindi facciamolo, e facciamolo con queste librerie che ci danno questa opportunità. Possiamo ancora fare una piccola modifica al nostro metodo. Quindi avevamo gestito il then, e quindi diciamo che nel momento in cui ci fossero errori, per esempio provenienti dal database, perché vabbè, la validazione è stata passata, ma che so, appunto come dicevo prima, magari c'è la chiave primaria che ci impedisce l'inserimento, piuttosto che altri problemi, non riusciamo a collegarci al database server, cose di questo tipo, possiamo gestirlo qui nel catch, che è il luogo deputato alla gestione degli errori, recuperare il valore della reject, della promise inserito con reject. E per esempio ritornare, che so, che so, res status, che so, 503, che è un errore interno, JSON, e andare a creare un oggetto che ci dica qual è l'errore. Quindi, che so, errors,
E lo faccio in questo formato perché avete visto il formato, diciamo, dell'altro errore, e quindi vi suggerisco di usare un formato simile. params, poi ci torniamo sopra, params, che so io, direi server, e message. Diciamo database error, tanto all'utente database non c'è da esporre chissà quale dettaglio nel caso degli errori. Quindi JSON, dunque qui errors, qui in realtà no, volevo aprire un oggetto JSON, un oggetto, scusate, JavaScript, quindi qui lo chiudo e dovrei essere a posto con tutte le mie parentesi. Ok, quindi possiamo andare a provarlo. E quindi vedete il tipo di errore che viene prodotto dalla validazione, quindi un oggetto che ha una sola chiave, errors. Questo non viene visualizzato, forse preview. Sì, eccolo. È un oggetto che ha una sola chiave, che ha un array. Un array con eventualmente i più messaggi di errore. Quindi facciamo una cosa simile, diciamo che valorizziamo param e message per comodità. E quindi nel momento in cui provassimo a inserire qualcosa che funziona, quindi viene validato, in questa maniera, ma ci fosse un problema sul server, e questo problema in questo momento lo simulo giusto per fare una prova, quindi andiamo a che sono il DAO a inserire un errore. Che so, exam2 è una tabella che non esiste. E facciamo questa prova. Facciamo il post, quindi questo è corretto, passa la validazione, ma ci sarà un problema. E quindi ci viene restituito qualcosa e la response sarà Needs 503, service unavailable, no, comunque diciamo qualcosa di questo tipo, serie 500, e qui c'è l'errore che abbiamo scritto noi, quindi siamo finiti nel ramo catch. Ricordate, andate a mettere subito a posto il problema perché poi vi scordate cos'è e diventate matti a debuggarlo. Però abbiamo testato anche questo ramo della nostra API. Troverete poi tutto il codice, diciamo, sul GitHub, magari scritto in maniera leggermente differente, ma la sostanza non cambia. Ci sarà un po' di impaginazione fatta meglio, magari che l'oggetto creato prima piuttosto che dopo e così via, però diciamo questo è quanto volevamo farvi vedere. Abbiamo quindi realizzato insieme sostanzialmente la parte server della nostra applicazione. E ricordate sempre di fare questi controlli che dicevamo, di fare validazione il più possibile, per quanto è ragionevole. Ovviamente non stiamo facendo tutti i controlli possibili e immaginabili. Diciamo, per esempio, non sappiamo, come dicevamo, se il codice è un codice valido, e piuttosto che non abbiamo appunto che so, neanche verificato che negli esami non ci sia il doppione dell'esame e così via. Quindi chiaramente volessimo realizzare un'applicazione, diciamo, non solo di esempio, ma che appunto deve essere utilizzata seriamente, chiaramente tutti questi controlli vanno inseriti e effettuati in qualche maniera e gestiti in qualche maniera. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla progettazione dell'interfaccia, quindi dell'API, lato server, che con approccio REST, quindi con questo meccanismo di trasmissione di parametri, piuttosto che trasmissione tramite il body col JSON. E questo è il primo aspetto che dovreste considerare nella vostra applicazione. Nel momento in cui volete realizzare l'interfaccia lato server, fermatevi un attimo a pensare qual è diciamo la struttura che volete dare alla vostra API lato server, e quindi pensando a che cosa è necessario, non necessario, più necessario, anche in termini di, non so, evoluzione futura e così via, senza eccedere, ma anche diciamo ragionando in termini di cosa effettivamente può essere utilizzabile, e poi soprattutto documentate tutto quello che fate. Quindi scrivetevi sempre che cosa pensate che la vostra, anzi che cosa sapete che la vostra API si aspetta, un object che so, describe in exam, come vediamo lassù,
con i nomi delle proprietà e così via, cosa si ritorna in caso di errore, in caso normale e così via, così che chi la utilizza, anche voi stessi, tra qualche tempo, giorni, settimane, dopo un po' vi dimenticate e leggendo la documentazione capite subito come deve essere utilizzata la vostra API. Abbiamo quindi concluso, diciamo, la parte REST, dicevamo, trovate poi su GitHub l'esempio, diciamo, di questa parte ben fatto, che potete testare direttamente tramite il browser o tramite appunto queste estensioni che vi consentono di fare richieste POST e così via. E nella prossima lezione pratica vi faremo vedere come realizzare invece la parte client. Grazie per l'attenzione.